come ci si riscalda prima di una corsa? O semplicemente, come si riesce a rendere il corpo pronto per uno sforzo che deve durare in maniera ricorsiva per un po' di tempo variabile tra i 15 minuti e diverse ore? Dal momento che abbiamo già spiegato nei precedenti video di preparazione all'evento di Baby Run 17 che la corsa è motoriamente un evento globale per il corpo, vedremo degli esercizi che sono globali, quindi riguardano tutto il corpo. Siccome per Baby Run si tratta di una stroller run, ovvero di una corsa con il passeggino. Utilizzeremo il passeggino come supporto anche per gli esercizi con cui riscaldarci. Tenendo il passeggino davanti a noi, lo utilizziamo e lo facciamo scorrere fronte e retro, associando adesso un movimento che è noto come cat stretch, lo stretching del gatto. Ci allunghiamo e lo riprendiamo. Nel fare questo movimento mettiamo in tensione i muscoli che appartengono a tutto il nostro core, arachide, e cominciamo ad attivare le articolazioni dell'anca, della spalla e di tutto il cingolo che appartiene alla nostra schiena. Secondo esercizio, molto semplicemente performiamo uno squat a corpo libero utilizzando come supporto il passeggino per avere la possibilità di attivare meglio il core e di tenere il tronco sostenuto. Ponte extra ruotate. Ore 1 e ore 11, inspiriamo, durante la salita espiriamo. Terzo esercizio, come ho detto, si tratta di un'attività globale e di conseguenza è molto importante che tutto il corpo venga coinvolto anche nella fase di riscaldamento. Tenendo una mano di supporto al passeggino, entriamo in torsione lateralmente, alternando le due lateralità. Questo ripetuto per 3-4 volte sarà sufficiente per attivare le articolazioni e i muscoli che sono coinvolti nella corsa. Si tratta realmente di una sorta di routine dinamica di mobilità articolare che permette anche l'attivazione muscolare. Per ciò che riguarda l'utilizzo del passeggino durante la corsa, alcuni piccoli consigli. Il passeggino ti dà la possibilità di avere tre tipi di presa: frontale, laterale, alternata. Per stancare di meno la parte superiore del corpo, come ti ho già suggerito nei precedenti video, è opportuno che tu sfrutti tutte e tre queste prese. In particolare, nelle situazioni di piano, potrai dare spinta al passeggino, lasciarlo andare e riprenderlo. E questo ti darà la possibilità di avere meno stress a livello superiore del corpo, producendo questa postura che nel tempo è estremamente nociva per algie eventuali che potrebbero insorgere. Ultimo dettaglio: con che atteggiamento mentale affrontare la gara? Si tratta veramente di una gara? Credo che sarebbe giusto pensare, com'è, che si tratta di un evento formativo ed educativo, attraverso il quale insegniamo ai nostri piccoli il valore dello sport nella vita. Quindi, divertiti. Pensa che comunque ti trovi in un contesto in cui puoi esprimere le tue doti atletiche, ma soprattutto trasmettere la tua passione ai tuoi familiari. Ti aspetto il 4 giugno sul palco di Baby Run 17 per condividere con te tantissimi momenti di divertimento e di attività. A presto!